Eccoci qua. Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata con l'attore Monfleury che aveva paura di andare in scena perché temeva fortemente Cyrano de Bergerac. Vediamo se aveva ragione o meno di temerlo. Il capocomico annunciò il secondo chi è di scena. In platea giunse il poeta Ligner con una coppa di vino rosso in pugno. Sotto braccio conduceva con sé il giovane Cristiano de Nouvillette. Il ragazzo mosse qualche passo timido, strizzando gli occhi tutto intorno, abbagliato dalla magnificenza della sala. Era a Parigi da pochi giorni e soltanto l'indomani si sarebbe unito ai cadetti di Guascogna, un corpo di spadaccini al servizio del re. Alla sua apparizione era stato come se le 100 candele dei grandi lampadari si fossero messe di improvviso tutte insieme a rifulgere. Ricordiamo che all'epoca chiaramente non c'era l'illuminazione elettrica e stavano facendo i primi studi sulle illuminazioni dei teatri ed erano risultate particolarmente efficaci le candele all'interno di contenitori di vetro. Sono in pratica, diciamo, gli antenati dei nostri lampadari. Gli uomini avevano taciuto, le donne avevano sospirato. Quel ragazzo era bellissimo e infatti poi avremo modo di riparlare di questo Cristiano. Ma Cristiano neppure si avvide dell'accoglienza. Con lo sguardo andò a cercare tra i palchi il viso di una giovane donna. L'aveva incontrata di recente, non ne conosceva nemmeno il nome, eppure le era già tanto cara. C'è questo motivo dell'amore a prima vista, e che abbiamo trovato sia in Dante, se voi ricordate, amor canulo amato, amar perdona, quasi una cosa che nasce spontanea e spontaneamente, se è destino, viene ricambiata, e quasi senza bisogno di conoscersi, che è anche un tema caro a tutti i poeti stilnovisti, come abbiamo visto. Il pasticcere Rougenot venne accolto con grandi sorrisi e strette di mano. Amava molto gli artisti, adorava il teatro e per un buon componimento era disposto a regalare dolci ai poeti, in genere squattrinati, il tema che abbiamo visto nella Bohème con Puccini, che a volte l'arte non basta a dar da mangiare. Si dilettava egli stesso di poesia. Ma la sua arte la esprimeva al meglio tra i fornelli. Corse a salutare l'amico Ligner, si presentò a Cristiano e chiese con una certa apprensione: Hai visto Cyrano? Stasera recita Monfleury? Lo sai che lui l'ha preso in odio e gli ha vietato di andare in scena per 30 giorni. Scommetto che arriverà e gli impedirà di recitare. Come avete già capito, Cyrano non è certo un carattere mite, è una persona abbastanza impulsiva, orgogliosa e decisamente al di sopra delle righe. E ovviamente è un personaggio che non può che risuonarmi, per di più c'è anche il naso importante, quindi voi capite quante cose io abbia in comune con Cyrano. Ma chi è questo Cyrano? Chiese Cristiano. In quel momento giunse Lebrun, il migliore amico di Cyrano, e provò a dare una prima ammirata descrizione. È straordinario, non conosco un altro come lui, raffinato poeta, eccellente schermidore, vuol dire abile a tirare di scherma, spadaccino in parole povere. Autore di un'opera spassionata che narra un immaginario viaggio sulla Luna,
E voi ricorderete, credo di avervene parlato a proposito di Ariosto, che c'è una fuga immaginaria sulla Luna dove si va a ricercare il senno del protagonista, cioè la sua capacità di ragionare e di discernere, che era là tra tutti gli oggetti dimenticati dagli uomini. Interessante che Ariosto là ci abbia messo anche il senno, cioè la ragione. Già. Cyrano è noto per la sua lealtà, anche per questo mi piace tanto il personaggio, come pure per il carattere irascibile. Sono quelle persone che adoperano la loro onestà anche come una clava senza tante mezze misure. Sapessi come si veste, disse Rogano, ha un cappello a tre piume, una giubba a sei falde. E il mantello è sempre sollevato dietro perché porta la spada come la coda di un gallo. Mi piace tantissimo questa descrizione. Ma un'altra caratteristica lo rende famoso. Ha un naso enorme. Non solo, sventra in un istante chi glielo fa notare, concluse Lebrun. Il capocomico diede l'ultimo chi è di scena. Poco prima che si spegnessero le luci, un brusio d'ammirazione si diffuse in sala, accompagnata dalla vecchia governante. Una splendida dama era apparsa in un palchetto. A questo proposito ci sono due riflessioni che volevo fare con voi. La prima è il fatto che in teatro si spengono le luci. A noi oggi può sembrare quasi ovvio. Tant'è che quando recitiamo in palestra diciamo, mamma mia, se ci fossero le luci, come sarebbe più efficace? Alle origini del teatro, in antica Grecia, si recitava in pieno sole, non c'era questa necessità di, come posso dire, accedere ad un mondo altro, ma faceva parte proprio della giornata ordinaria. È nell'evoluzione dei secoli successivi che si è manifestata questa esigenza di fare buio in sala. Seconda riflessione, questa bella dama che poi scopriremo appunto essere un personaggio importantissimo, entra in scena accompagnata dalla vecchia governante. Il fatto di una giovane accompagnata da una più anziana che si occupa di lei è quasi un luogo comune anche in Shakespeare, Romeo e Giulietta. Giulietta è sempre con questa sua balia in pratica che si occupa di lei ed è una presenza addirittura più costante di quella della madre stessa. È lei, disse Cristiano, stringendo il braccio all'amico Ligner. Maddalena Robin, detta Rossana, infatti è la protagonista, libera. Cugina di Cyrano. Vedi quel signore elegante in quel palchetto? È il conte de Guiche. È innamorato di lei, ma è sposato con la nipote del cardinal Richelieu. Cristiano lo osservò con attenzione. Aveva il viso squadrato, gli occhi pungenti come due spilli. Bellissima questa similitudine, per rendere lo sguardo torvo, la cattiveria. Proprio in quell'istante, tramite un sistema di funi, i lampadari vennero tirati in alto. Molto interessante questo fatto che ci fossero le funi che calavano su e giù le luci. Era proprio vero che usavano queste strategie per l'illuminazione. Vi ricordo che sempre attraverso funi, fin dal teatro classico, venivano calati anche certi attori, scusate, perfino l'espressione che noi usiamo così anche comunemente Deus ex machina deriva dal fatto che quando facevano antiche rappresentazioni teatrali la divinità spesso veniva calata con un macchinario dall'alto ed era colui che nella rappresentazione gestiva, ordiva tutte le vicende degli uomini. Questa è passata a metafora per indicare una persona che in qualche maniera trama, gestisce da dietro le quinte, non vista, ma
non interpretata dagli altri che subiscono le sue decisioni in qualche maniera. La sala piombò nel buio e lo spettacolo ebbe inizio. Un'esplosione di applausi accolse l'entrata in scena di Monfleury. Indossava una lunga tunica violetta e in testa portava un enorme cappello ornato di rose. Cyrano non si vede, sussurrò Lebrun. Ho perso la scommessa, disse deluso Roguenon. Su una lenta aria di fisarmonica, Monfleury prese a declamare con voce grave e ampi gesti delle mani. C'era tutta anche una regola nella gestualità, ricordiamo. Felice chi lontano in un luogo solitario va in esilio volontario, ben lontano dal proprio paese. Una voce tonante dalla sala lo interruppe. Cialtrone, ti avevo proibito di esibirti per un mese. Una sagoma nera sbucò in platea, saltò in piedi su una sedia e con le braccia incrociate e la testa celata da un grande cappello a tre piume tuonò. Adesso mi arrabbio. L'uomo lanciò via il cappello, mostrando un sorriso di sfida e un enorme naso. Ho vinto la scommessa. Esultò Roguenon. È arrivato Cyrano.